rallegro con lei perché è la prima volta che la sento parlare della riforma Fornero con forti critiche ma con un tono civile, cosa che raramente lei in particolare ha fatto nei confronti della riforma Fornero. In secondo luogo, quando lei parla delle richieste di quando lei parla delle richieste di Bruxelles, eccetera, lei ricorderà che vergogna. Lei ricorderà che è stato nell'agosto del 2011 che il vostro governo, di cui la Lega ancora faceva parte, ha accettato tutte le richieste di Bruxelles e a me è stato dato mandato di realizzare gli impegni che il vostro governo aveva preso verso Bruxelles. Non li ho realizzati tutti, alcune cose le abbiamo fatte diversamente perché avevamo ancora una sovranità nazionale, avendo potuto tirare fuori dai guai la finanza italiana senza bisogno della Troica, che invece sarebbe venuta andando avanti con le vostre linee. Quindi, se vuole ne possiamo parlare più a lungo, non è una conversazione più a lungo, che ma io non tema. Purtroppo devo Monti, Salvini non è contro le tasse, è contro le troppe tasse. Ah beh. Salvini voleva una riforma delle pensioni, tanto che Maroni approvò da ministro una riforma delle pensioni. La legge Fornero, dal mio modesto punto di vista e da quello di milioni di italiani, è una riforma profondamente sbagliata, ingiusta, iniqua, disonesta, che ha rubato dalla sera alla mattina anni di vita, di lavoro, di speranza, di progetti, di futuro a milioni di italiani. Almeno chiedere scusa per il dolore causato, per il disastro causato. Lei sa a bene. Cui porremo rimedio. Lei sa Avete bene. Sbagliato clamorosamente i calcoli. Avete ubbidito ciecamente alle richieste folli dell'Unione Europea. La tassa sulla casa, la riforma Fornero, l'inasprimento di tutti i criteri di tassazione Salvini. Che potessero essere fatti. C'era un paese che aveva una disoccupazione che era molto inferiore rispetto a quella di oggi. Beh, almeno avete anche lasciato un buco di 20 miliardi italiani. Però. Solo questo. Ma neanche per idea, sì, caro. Buchi. Ma vabbè, beh, no, adesso facciamo replicare, scusa, facciamo quindi, replicare vabbè, il bravi, presidente Monti, poi andiamo in pubblicità perché sennò orgogliosi della vostra riforma Fornero. Il concetto bravi, è chiaro, sentiamo la risposta milioni di italiani.